è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola. Ah, zio. I festival del cinema sono in generale delle cartine di tornasole, anche quello di Cannes appena terminato. Sono cartine di tornasole del quotidiano universale, che viviamo disagi, angosce, problemi esistenziali e politici, arrivismi, razzismo, solitudini. Poco spazio per la fantasia? No, ci ha pensato quel furbacchione di Quentin Tarantino, che giocando di fantasia in aggiunta alla realtà della Hollywood anni 60, ha contribuito e non poco a rendere interessante il suo ultimo film con DiCaprio e Brad Pitt, C'era una volta ad Hollywood. Non ha vinto a Cannes, ma avrà successo sicuramente nelle sale cinematografiche. Ancora una volta non svegliamo il perché, perché quello lo dovete scoprire da soli, lo vedrete al cinema. È stato un festival, quello di Cannes, ricco di opere firmate da registe donne, 17 delle varie sezioni, 4 solo nel concorso centrale. Con Dolor y Gloria di Almodóvar, pittorico realismo della vita dello stesso regista, anche questo non ha vinto nessuna Palma d'Oro, ma ha vinto la Palma d'Oro però Antonio Banderas, che è il protagonista del film, nei panni di Almodóvar. Al suo fianco Penelope Cruz, ci è piaciuta molto, e ci è piaciuto anche il film francese Les Misérables di Lee. Questo è il nome del regista, un regista di colore franco-tunisino. Storia nella Parigi di periferia di 3 poliziotti fra odi razziali degli adulti e la voglia di vivere dei giovani. Ci è piaciuto del film coreano che ha vinto poi la Palma d'Oro, il coreano Bong, Parasiti. È una fotografia della Seoul di oggi, fra lotta di classe e violenza, fra favola e realtà. E consentitemi di dire, è bello che lui abbia vinto la Palma d'Oro, in effetti, perché è un film pieno di ironia, perché si ride. È una storia di questa famiglia povera che riesce a infilarsi con una serie di stratagemmi nei tessuti di una famiglia ricca, e è appunto da lì il titolo Parassiti. Ci è piaciuto molto il francese Au Merci di Destin, storia di un commissario che somiglia molto al famoso Maigret. Ci è piaciuto il cinese The Wild Rose Lake di Dao Fao, un noir ambientato nella Cina dei nostri giorni, anche questa è una fotografia della realtà, dove polizia e malviventi si scontrano sempre di più fra contrasti di ogni genere, anche corruzione naturalmente, perché sta cambiando anche lì il mondo. Per parlare del solo film del concorso ufficiale dove l'Italia, con Il traditore di Marco Bellocchio, dedicato alla storia del pentito Tommaso Buscetta, resta totalmente a bocca asciutta di premi, ma va molto bene al box office, cioè gli incassi nelle sale. Forse era meglio, forse, secondo me, il mio parere, forse era meglio presentarlo al Festival di Venezia, ma la necessità di farlo uscire nelle sale italiane il 23 di maggio, lo stesso giorno che è stato proiettato anche a Cannes e anche lo stesso giorno che ricorda la strage di Capaci, hanno deciso diversamente. Tuttavia è un film da non perdere, perché restituisce alla memoria tutte le ambiguità di quel pentito Tommaso Buscetta, il traditore appunto, il traditore della mafia, senza il quale però non ci sarebbe stato il maxi processo di Palermo voluto da Giovanni Falcone, che gli è costato poi la vita, che costò la vita non soltanto a lui ma anche a Borsellino. E allora cinema, cinema, cinema e ancora cinema. Torino Pinto saluta in diretta dalla Casa del Cinema di Roma gli ascoltatori della New Yorkese Radio Free Station, la radio web degli italiani nel mondo. Ebbene, Cannes, diceva Truffaut, regista dorato di un tempo dimenticato, è come un circo che monta e smonta tende, spazi, storie filmate e destini,
parti, festini e lustrini, dive, divi, divette e starlette per i più poveri, niente ostriche e crevette, ma solo baguette, che sarebbe un pane lungo con un po' di mortadella dentro. Cannes, che sembra svampita, è cara, assai cara, diciamo che è proibita, ricca e abbellita da un festival che da solo vale come l'oro. L'importante, diceva una miss fra le tante, è l'esserci e farsi notare, costi quel che costi, ma i tempi sono diversi, tutti si danno del tu e poi vuoi mettere col mi tu. Intanto l'altro giorno nel salotto di Mirfilla, la nostra regista preferita della nostra radio web, ho reincontrato e volentieri intervistato Romina Power. Mi sono riconciliato con lo Star System, credetemi, è proprio la verità, che a Cannes, gestito con inutile rigore, risulta inavvicinabile e piatto, tranne Antonio Banderas, amico di vecchia data, che ha conservato la sua naturalezza di uomo ancorché di attore e che io spero di avere in diretta molto presto, come la bella Romina, intelligente, disponibile, concreta, brava moglie, bravissima madre, nonna stupefacente, attrice secondo me ancora tutta da scoprire. Un bacio giornalistico a Romina Power. Chiudiamo da Roma con un omaggio, sì, consentitelo. È scomparso ieri ad Hollywood Bobby Diamond, direte, ma chi è? È stato l'attore americano che divenne famoso per aver interpretato il ragazzino amico del cavallo nero, Furia. Furia, c'è anche una canzone, dell'omonima fortunata serie televisiva. Con lui sono cresciute alcune generazioni, compresa la mia. Poi, più anche, un abile, è stato nella sua vita, appena di 73enne, anche è stato un abile ginnasta, e intraprese con successo anche la carriera di avvocato quando ha smesso di girare quelle serie televisive. Aveva appunto 75 anni e Hollywood lo ricorda, lo ricordiamo anche noi che non siamo insensibili. Invece vi diamo appuntamento alla prossima settimana con delle novità non da poco, perché cominceremo a parlare dei festival che ci stanno per raggiungere, quello di Ischia, quello di Gifoni. Gifoni arriveranno lì del dio di personaggi con accorsi, ci sarà anche Mahmood, cantante che sta avendo tanto successo in Italia e all'estero, e tantissimi altri grandi personaggi. Va bene, ciao ciao! Prima di chiudere c'è una sorpresa. Abbiamo parlato dello Star System, ho parlato dei grandi divi, ho parlato Cannes, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, il mondo che sta cambiando e soprattutto questo mondo straordinario, ieri sottolineato da questa bella intervista con Romina Power, figlia di un grande attore come Tyrone Power. Sapete che c'è un nuovo Tyrone Power? La vita è strana, eh? Allora, anche lui viene dal Messico, si chiama Ivan Grey. Ivan Grey è la nuova promessa del cinema internazionale, giovanissimo. Quanti anni hai, Ivan Grey? Salve, buongiorno, ho 34 anni. 34 anni, ma è di vostro 24. La realtà è che è un bel ragazzo, come Antonietto sicuramente troverà tutto il materiale che vuole, e ha cominciato anche a lavorare proprio in Messico con delle telenovela, no? Sì, come telenovele e serie televisive. E com'è andata? È andato abbastanza bene. Ho fatto telenovela in Messico e le serie televisive a Miami. Ora che cosa succede? Tu pensi che sia Roma la capitale del nuovo cinema, dove potresti avere un rilancio straordinario, come è stato per Tyrone Power, che si è sposato addirittura a Roma, ma parlavamo dalla fine degli anni 60 e il mondo era diverso, il mondo è cambiato. Oggi si parla di Amazon, Netflix, sono queste. Ormai si è globalizzato il mondo, ma Roma rimane secondo te la capitale del cinema? Secondo me sì, per questo sono tornato, dopo tanti anni sono tornato di nuovo a Roma. Bravo. Dove ho studiato. Ah, perché hai fatto la scuola di cinema tu? Io ho studiato in Cinecittà, in Roma Film Academy. Bravo. E che impressione c'hai? Dove sta andando lo spettacolo, secondo te? Secondo me adesso sta tornando in Italia. E quindi questo è molto importante, perché significa giocare con i registi di queste nuove generazioni, soprattutto. Proprio questo. Che cosa ti piace del cinema italiano di ieri? A me mi piace tanto, diciamo, Fellini. Certo. È una cosa che mi è piaciuta da quando ero piccolo. Visconti? Anche Visconti. Franco Zeffirelli? Anche. Insomma, abbiamo avuto dei grandi maestri. E quelli giovani di adesso? Non lo so, per esempio, Sorrentino, Garrone, questi nuovi, insomma, questi che vanno per la maggiore.
adesso? Diciamo Sorrentino mi piace tanto, mi piace anche Özpetek soprattutto, Le fate ignoranti, sì. Grande regista, soprattutto di grande sensibilità. Senti, e Hollywood? Hollywood è una cosa che forse in futuro mi piacerebbe tanto. Perché i nuovi star system, diciamo, le nuove leve dello spettacolo, quelli della tua generazione, io non sei il solo, preferiscono cominciare in Europa, perché forse il mercato è più vivo, perché quello cinematografico americano, diciamo la verità, con questi grandi blockbuster che servono soltanto a fare soldi e sono tutti effetti speciali, c'è poco spazio per uno che deve assolutamente imporre la sua recitazione e anche le sue qualità artistiche. E questa è la ragione. Sì, questa è la ragione di iniziare in Italia. Anche se ho già lavorato in America, però dopo tanti anni ho avuto sempre la nostalgia di Europa, di Italia, dove sono cresciuto. Va bene, Ivan Grey ci torneremo sopra, perché adesso lo lanciamo a Radio Free Station, però la realtà è che lui non è che ha bisogno di essere lanciato, già è conosciuto e già ha fatto tante cose. Mi fa piacere invece averlo avuto ospite dopo Romina Power ieri, che ci ha parlato di un grande padre e di un grande cinema del passato, e invece lui, che potrebbe essere benissimo il nuovo Tyrone Power, e il cinema del futuro. Grazie Ivan. Grazie a lei. Torino Pinto vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Ciao ciao. Ciao.